Sesta edizione delle Volturniadi, parliamo con il Presidente del Comitato, Antonio Lemme. Che edizione sarà questa? Allora, quello che ci auguriamo è che sia, diciamo, l'edizione, diciamo, una delle più importanti, perché ricominciamo un altro ciclo, perché ci siamo evoluti come manifestazione, perché abbiamo una nuova consapevolezza dell'obiettivo della manifestazione e perché ci auguriamo una sempre più massiccia partecipazione da parte di tutte le popolazioni, diciamo, della regione Molise, non solo della Valle del Volturno. Questa volta diciamo che c'è un nuovo comune che aderisce. Sì, allora diciamo che l'obiettivo all'inizio, diciamo, di quando ci siamo riuniti quest'anno per la prima volta era quello di allargare la manifestazione anche ad altro, a un altro comune della Valle del Volturno, che era Colle a Volturno. In realtà poi si è andato a sostituire al Comune di Scapoli, in quanto il Comune di Scapoli non è stato più in grado di ottemperare, diciamo, alla realizzazione delle squadre, e per questo siamo rimasti in 5. È importante perché anche i ragazzi di Colli hanno il diritto di poter partecipare a questa manifestazione, e anche perché è importante culturalmente allargarsi, diciamo, anche al Comune di Colli, che comunque fa parte dell'Alta Valle del Volturno, e noi di questo siamo contenti. Quanti saranno gli atleti, tra virgolette, in gara? Ma diciamo andiamo da un minimo di 35-40 persone a squadra. Ovviamente abbiamo come, diciamo, idea è quella di far partecipare quante più persone possibili. In realtà capiamo anche le difficoltà dei piccoli comuni, diciamo, dove non ci sono tanti ragazzi, diciamo, a dover utilizzare la stessa persona per partecipare a più giochi. Quindi, però mediamente, ecco, minimo 35-40 persone, poi ci sono comuni che arrivano a 50 perché hanno la possibilità di allargarsi, diciamo, a più ragazzi. Una gara curiosa qual è? Secondo me quest'anno abbiamo due grandi novità importanti. C'è Tutti in Carrozza, che diciamo, coinvolge molte persone, e bisogna far entrare, diciamo, 12 persone all'interno di una 126, dopodiché deve essere trainata, diciamo, fino al raggiungimento del traguardo. E poi c'è l'Imbucata, che è praticamente la realizzazione di un biliardo umano, quindi una partita a biliardo però realizzata, diciamo, tra due persone che giocano con i piedi. Appuntamento allora? Il 7 agosto e l'8, ovviamente, il 7 con la presentazione e l'8 con la chiusura dei giochi.